Salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi vi parlerò di alcuni giochi in uscita ad agosto. Sono 5 i titoli che hanno catturato la mia attenzione e che a mio avviso sembrerebbero quelli più interessanti. Vorrei ricordarvi di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così da non perdere i prossimi video in uscita. Vi auguro buona visione e ci rivediamo subito dopo la nostra sigla. Eccoci qui ragazzi, allora il primo titolo in uscita ad agosto si chiama Two Point Campus ed è stato creato dagli autori di Two Point Hospital ovviamente. Questo titolo è incentrato sulla costruzione e sulla gestione di un campus universitario. Gli autori si sono ispirati alla serie televisiva di Scrubs, ma troviamo anche qualche richiamo al mondo magico di Harry Potter. Il lancio è atteso per il 9 agosto 2022 su tutte le piattaforme e sarà disponibile anche su PC e lo potrete trovare in maniera gratuita nell'offerta Xbox Game Pass. Il secondo titolo tanto atteso è Spider-Man Remastered, il nuovo videogioco dell'Uomo Ragno, sviluppato da Insomniac Games in esclusiva per PlayStation 4 ed uscito nel 2018, ma questa versione sarà disponibile anche per PC a partire dal 12 agosto. In Spider-Man Remastered i giocatori esploreranno la città di New York e dovranno vedersela contro supercriminali dell'universo Marvel come Sandman e Goblin, per fare un piccolo esempio. Realizzato dagli autori di Resistance e Ratchet & Clank, il nuovo gioco dell'Uomo Ragno è una delle uscite maggiormente premiate da pubblico e critica. Un gioco che sto aspettando con ansia è Thymesia, un action RPG pestilenziale che sembra ispirarsi alle atmosfere di Bloodborne, seppur con molte differenze rispetto a quest'ultimo. In Thymesia ci ritroveremo nei panni di un agente conosciuto con il nome in codice di Corvus. Ci si fa strada attraverso i propri ricordi sparsi nei meandri di un regno caduto in rovina a causa di una misteriosa catastrofe di origine alchemiche. Il titolo è previsto in uscita il 18 agosto su tutte le piattaforme, compresa quella PC, e l'unica non inclusa nella data di uscita sarà la Nintendo Switch. Passiamo ora a un nuovo Saints Row. Questo è un reboot che presenta nuove origini per una saga che ha scritto la storia dei giochi free roaming, ora pronta al ritorno con nuovi personaggi, ambientazioni ed una storia inedita. Con questa nuova uscita, Saints Row si rinnova mantenendo sempre un occhio attento alla personalizzazione e al caos estremo. Si evolve, ma senza abbandonare le sue radici storiche, che gli hanno permesso di riscuotere un enorme successo tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010, con i primi due capitoli e soprattutto con Saints Row 3, uno dei giochi di maggior successo degli ultimi 10 anni. Ultimo, ma solo per ordine di uscita, troviamo Pac-Man Repack. Questo titolo si presenta con una grafica aggiornata e una fluidità maggiore. In questa avventura, l'iconica pallina gialla partirà a salvataggio della sua famiglia, rapita dai suoi nemici di sempre, i fantasmini. Pac-Man raggiungerà dunque Ghost Island, pronto ad affrontare numerosi livelli pieni di piattaforme, ostacoli e trappole da superare. Ragazzi, per quanto riguarda le uscite di agosto è tutto. Penso che questi siano i titoli più attesi in assoluto, o perlomeno quelli che sto aspettando con più ansia. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo ancora di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. E voglio ricordarvi anche che mi trovate in live tutti i giorni su Twitch, dalle 10:30 a mezzogiorno e dalle 15:30 alle 17:30. Ci vediamo al prossimo video e buon game a tutti, ragazzi.